mia posizione, la posizione di Gennaro Panzuto da ex boss, io il messaggio che ho lanciato anche in merito al ruolo che ricopro, essendo che io sono un ex camorrista, faccio la parte dell'ispettore di polizia e indosso la casacca della polizia, quindi mi piace pensare che rappresento la sconfitta della camorra oggi. È la voce di un ex boss collaboratore di giustizia a lanciare il messaggio del film proiettato questa mattina in anteprima nel carcere di Secondigliano, Nati pregiudicati, di Stefano Cerbone, alla cui sceneggiatura hanno collaborato i detenuti del reparto di alta sicurezza. Patrocinata dal Comune di Napoli per la sua rilevanza sociale e culturale, l'opera cinematografica, in uscita il 16 maggio nelle principali città italiane, è dedicata alla emarginazione, alla discriminazione e ai pregiudizi verso i bambini nati in nuclei familiari affiliati alla criminalità organizzata. E racconta la storia di due ragazze che diventano amiche ma sono costrette a separarsi quando scoppia una guerra di camorra tra le loro due famiglie. Poiché questo film è stato scritto con i detenuti del reparto Ionio, mi hanno aiutato a redigere la sceneggiatura perché attraverso il loro messaggio e attraverso soprattutto i loro fallimenti siamo riusciti a costruire un'opera per portare al di fuori delle mura del carcere un messaggio ai loro figli. Alla iniziativa con il regista e i detenuti sono intervenuti la direttrice del carcere Giulia Russo, il garante dei detenuti del Comune di Napoli Don Tonino Palmese e alcuni parlamentari, fra cui Federico Caffiero De Rao.